altro video, un video a questi fatti sul sito della Lego. Non sono andata fino a Bologna in quanto non ero sicura di trovare i pezzi che cercavo. Per le spedizioni, se ordinate qualcosa sotto i 55 euro, andrete a pagare 7 euro per le spedizioni. Sopra i 55 euro, le spese di spedizione sono gratuite. Io ho speso col mio ordine 12,97 euro e ad arrivare gli oggetti ti danno un tempo tra i 10 e i 20 giorni. Io li ho ordinati il 26 di luglio e mi sono arrivati oggi 3 agosto. Mi sono arrivati una busta così piccola, ti danno un codice di tracciamento così potete, tra virgolette, sapere dove si trova. Mi è stato spedito il pacco dalla Polonia, in quanto ho visto che partiva di là il mio ordine. Io ho ordinato a 15 centesimi l'uno, questa sorta di piccoli poggiapiedi per le minifigure. Se le ho prese proprio perché volevo incorniciare le minifigures che ho preso e che vi ho fatto vedere nei video precedenti. Devo ancora decidere se usare l'attack o qualcosa di simile, in quanto la cosa di voler incontrare le mini figures l'ho visto su Pinterest e anche un ragazzo che anche lui ha fatto la collezione delle mini figures l'è andato a incorniciare, però lui credo che le abbia incollate su sfondo bianco con l'attack. Però io col fatto che mi sono fatta fare lo sfondo apposta, mettere l'attack sulla carta mi pare un po' una pagliacciata, una cosa un po' stupida. Non vorrei che mi si rovinasse sia il pezzettino che l'ho pagato 15 centesimi al pezzo che lo sfondo. Poi per carità non andrò a cambiare quando avrò incorniciato le mie figure, saranno così immobili. Devo solo capire da Pinterest come fare, provare magari a devo solo capire come ha fatto quello di Pinterest a incollare queste pezzettine qui. Adesso vedo come capire o trovare tipo il patafix, che è una sorta di gommino che si stacca e attacca dietro l'oggetto, però boh, devo più o meno studiare la cosa. Poi per il resto è tutto, alla prossima, ciao!